Ciao di Coach e bentornati dal vostro Andrea Lincoln Tony in questo nuovo episodio di Pokémon Brown. L'ultima volta ci eravamo lasciati in questa foresta dove dovrebbe essere in realtà la torre di Lavandonia. E qui c'è un punto del teletrasporto, ci porta sotto. Non so perché ci porti sotto, ma qui c'è il nostro avversario Mura, che sicuramente ci vuole affrontare. E davanti ha sicuramente un Pokémon di tipo volante, quindi io manderei Zubat davanti, che è il nostro PG8, e andiamo ad affrontare Mura. Ehi Link, ho appena catturato un Pokémon fantasma e ho anche allenato gli altri Pokémon. Perché non li facciamo provare? Provare a fare cosa? Sconfiggere Mura? Mura vuole combattere e manda Koffing? Koffing non è un Pokémon fantasma. Che succede qui? Allora, ecco proprio quello che temevo, che usasse Smog. Per questo ho diminuito la precisione. Allora, il veleno non è tanto potente, però se mi colpisce un'altra volta è finita. Mandiamo di Toster e Lanciafiamme! Toster è molto potente. Mura vuole mandare Doduo. Perché Doduo come secondo po'? A Gastly? Gastly ok, ma Doduo non è fantasma. Alarvitar! Oh mio Dio, Alarvitar! No. Sapete che c'è? Oh! Gli attacchi, quanto fanno male. Metal Claw, bitch. E anche War Turtle. Non l'ha fatto ancora evolvere? Oh, che culo! Che culo! Oh. Fa schifo, ho perso. Beh, non c'entra facile, non c'entra leggero quanto la prossima volta. Bene, ci si vede in giro, amico. Vai via, vai via. Ok, devo andarmi a curare Pokémon. È vero. Dovrei aver usato il centro Pokémon in questa città l'ultima volta. Non può teletrasportarsi ora. Allora, ho 17 passi. 1, 2, 3, 4... 5, ok, ci siamo. Mo puoi teletrasportarti però. E l'ultimo centro Pokémon che ho visitato era qui. Qualcuno mi spiega perché? Bene, ora si può andare ad esplorare questa caverna. Stranamente una caverna. Oh. Salve. I Missing No stanno facendo andare sotto, a gambadare questo posto. Ah, ti disturba il Pokédex e dice fantasma. Interessante. Molto interessante sta cosa. Sì, perché nello scorso episodio ho letto che c'erano i Missing No. Una medium mi aveva detto che c'erano i Missing No. E Kumbakum. Boh. Se ne sei convinta tu, cara. Zubat. Sai, in genere i serpenti e gli uccelli non vanno molto d'accordo. E mi ha paralizzato. Sarai Troia? Sono confusa. Tu sei proprio deficiente. Ma dentro la coccia proprio. Ecco, è un'altra che bisogna affrontare. Pistola acqua, così, a caso. No, ah, perché miseria, che sto facendo? Fermati, fermati. Andrea Link, allora, per favore. Ah no, no lui, porca miseria, aspetto Pokémon, devo mandare Pokémon. Svegliati e arriva a dormire, si risveglia e ok, è fatta. Wow. Il bello è che riesco a far andare veloce il combattimento. Wow. Questo è Missing No. What? Ma ci provo a catturarlo? Oh! Ha schivato la Pokéball, pezzo di me! Ok, qui ci sono solo i Missing No, pezzo di me. Oh, ti mangerò l'anima! Bene, io ti voglio mangiare l'animella, quindi siamo pari. Mando un attimo Toster che lo fa confondere, ti pareva? Oh, e vai. Perfetto, livello 40.
Allora, curiamo un attimo i Pokémon, ragazzi, questa cosa qui sopra non mi piace affatto. È troppo strana, perfino per me. Ci sono troppi missing no. Card key ho trovato. Ah, quindi posso tornare lì alla Silphco. Che bello. Ma perché si trova qui la card key? E sinceramente, durante la prima run non mi sembra che io abbia attraversato questa foresta proprio per niente. Quindi o i Missing No non me li ricordo io, o non c'erano proprio durante la prima volta che l'ho giocati perché non ci sono giunto per niente qui dentro. Io mi ricordo di non esserci passato qui. Dunque, allora, Pokémon è andato KO. Non è che mi sia interessato più di tanto a questo punto, perché stavo combattendo e stavo appunto vedendo che potevo andare KO con un altro Nightshade. Ho detto, va bene, facciamolo andare KO. Non mi interessa per quel primo momento. Ho visto che comunque sia non mi dà risultati, ho deciso di lasciarlo lì, insomma, visto che non mi dà risultati. Non mi serve a niente. Perché ok che io devo allenare Pokémon, devo farli salire di livello. Però sinceramente se non mi dà risultati non mi serve a nulla allenarlo. Ok. Questa ha Golbat. Attacco d'ala ha fatto buoni danni. A questo punto mi tocca tenere Toaster davanti perché è l'unico che davvero può fare qualcosa in questa... In questo pappume qua. Oh, attenzione. Cosa? Fermi tutti. Super pozione a Toaster. Ok, super repellente. Cosa ci fa una statua in mezzo? Oh mio Dio! Che colpo! Madonna! Cioè, sto tremando in questo momento io, porca puttana. Vaffanbagno, Missing No. Maledizione. Sì. Quel Marowak mi sembrava. Stop and swoop is. Cosa? Quello, cioè, quel Marowak, dico. Mi appare Marowak dopo che ho premuto A su quella statua. E mi esce. Mi esce Marowak, dico, porca miseria, ho fatto prendere un attimo un colpo. Zona franca e protetta. I Pokémon di Link sono ricaricati. Sono ri ricaricati. Bambino, ok. È vero. Nel gioco. Io odio i bambini, ok. Ma prima ha detto child. E poi kid è bimbetto. Cioè, insomma, mettetevi d'accordo, inglesi, su quale parola è bambino, cacchio. Non si capisce niente. Detto muore all'inferno, ma sinceramente no, non c'ho voglia. Satana per sempre, ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma davvero? Ti stai stancando? No. Sinceramente no, non mi sto stancando, ma questo episodio penso che lo intitolerò i demonicce. Come cazzo lo intitolo? Cioè, il male dentro, cosa? Che mi dici tu? Che succede qui, Mike? Ti ritrovi in un posto? Che succede qui? Questa robe! Questa mi dice robe quando l'affronto. E sinceramente sto usando molto lanciafiamme perché comunque sia... È ancora più robe, ok. Perché mi sta tornando molto utile. Ne ho solo 6, ma... Penso che inizierò a usare attacco d'ala, perché non è che faccio prima, però insomma... Aiuta anche attacco d'ala, aiuta. E mi risparmio... Ok, allora ci siamo. La prossima zona sicuramente è quella che è in cima a tutti. Praticamente nella torre Pokémon, quando trovi la caramella rara, allora vuol dire che sei vicino all'ultima... Allora, ecco, attenzione. Che sei vicino all'ultima scala. Il tuo gioco è cancellato. Ho capito. Devo andare alla Silphco. Ora è chiaro. Però mi tocca fare così, mi tocca fare. Che palle.
Devo andare alla Sylph Co. per identificare i fantasmi. Ecco perché si trova qui la chiave, la card key. Quindi, in poche parole, non serve a niente avere per forza la card key se poi non posso... Non c'ho il Sylph Scope, è inutile. Allora niente, finisce così. Allora niente. A questo punto devo continuare ad andare in giro. Perché non mi serve andare lì se non posso senza Sylph Scope. Quindi niente, devo andare per forza di qua. Allora, qui dove si va? Allora, andiamo un po'. Vado un attimo qui. Lì c'è una grotta, ho visto, ma... Non posso ancora liberare Firou, perché non c'è un centro Pokémon. Ah, per cui si arriva a Castro Valley. Allora, aspetta, vado un attimo a visitare questa grotta qua vicino. Ok, andiamo un po' a dove ci porta. Ci sono Pokémon, allora sapete che faccio? Uso il super repellente che ho comprato. Dunque, questa caverna non è niente di che, non c'è niente praticamente. È vuota, sembra tipo la Via Vittoria del secondo gioco di Pokémon Oro e Argento. Dunque, questo dice che ci sarà una ferrovia ad alta velocità. Oh, questa sfera rossa che ho trovato poco fa sta facendo saltare le rocce ed è mia. Mia! Oh, aspetta, questo non è buono per il karma. Devo essere una brava persona, giusto? Bene. Un bravo buddista te la darò. Non è spazio per questo. Madonna santa. Che butto. Rare candy. Siamola un po'. Ok. Sussinza la bim. Così a caso proprio. Usata. Red orb. La red orb. Cacchio. Ma la red orb serve per... A cosa piace far esplodere tutto qua? Dinamite. Ma la red orb serve a controllare Groudon. Cosa me ne faccio io? Sono solo un ragazzino. E niente, questo è tutto quanto per la caverna. Quindi possiamo andare avanti, direi. Va bene, andiamo avanti allora. Ah, ma qui si arriva a Castro Valley. Quindi posso anche concludere qui questo episodio un pochino più corto, ma penso che vada bene anche così. Quindi Kugge, per questo video è tutto. Andrò a liberare Pokémon non appena arriverò alla prossima città. Non lo userò, tanto lo vedrete poi comunque sia. E ripeto, sinceramente, vedendo che non mi dava risultati, ho deciso di non usarlo più. Vuoi combattere contro di me? Ok. Ah, quindi con questa ci devo parlare per farci per combatterci. E quando me lo dici? Sozza, maledetta. A Pikachu. Toaster! Vai Toaster, lancia fiamme e brucia tutto. Ok, ci sono allenatori, quindi Kugge, per questo di tutto, ripeto ancora una volta. Spero vi sia piaciuto, nella descrizione come sempre trovate link alla pagina di Facebook, alla pagina di Twitter e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!